Tempo fa abbiamo fatto con Giuseppe un'altra intervista, altre chiacchiere registrate in video, sempre parlando di OpenStack. E una delle parti più belle di quell'intervista, che è rimasta tanto, è la descrizione da parte di Giuseppe del fatto che il cloud, più che un cambio tecnologico, è un approccio filosofico nuovo alla tecnologia per il reparto IT. E questo è davvero, davvero un passaggio importantissimo e si riflette su quello che hai appena descritto. Sì, diciamo che le aziende provano ad abbracciare questa filosofia. Ora non stiamo parlando soltanto di OpenStack, ma in generale anche di ambienti eterogenei come possono essere Amazon AWS o Azure di Microsoft. E proprio in quest'ottica anche l'azienda non è più un tabù parlare di multi-cloud e di combinare le tecnologie nel modo che ogni azienda ritiene più consono, perché ricordiamolo, non solo la filosofia, ma anche ogni azienda fa caso a sé. È bello parlare di use case, ma è necessario calare lo use case all'interno dell'azienda. Passaggio interessantissimo perché ci porta a quello che possiamo definire come multi-cloud o hybrid cloud, cloud privato unito al cloud pubblico o ai cloud pubblici. L'hybrid cloud, ad esempio, è un cavallo particolarmente importante per il mondo dal cappello rosso, per il mondo Red Hat, con strumenti che ti permettono di avere il tuo cloud OpenStack in casa, quindi private cloud, e usarlo contemporaneamente con diversi cloud provider esterni, quindi Azure o AWS. Sì, i clienti hanno capito l'importanza di poter piazzare, diciamo, le proprie risorse dove è più conveniente, non solo economicamente, ma dove è più conveniente anche da un punto di vista procedurale o barra compliance security. Tu hai parlato di hybrid cloud perché in effetti ancora c'è questo termine, ma ormai siamo passati al termine successivo, che è quello di multi-cloud, proprio perché magari anche all'interno della stessa azienda ci possono essere più di un private cloud. Ho un'azienda qui vicino che parlerà al prossimo OpenStack Day, che in cui farà vedere come è integrato tramite un portale da loro sviluppato vari ambienti cloud esterni ed interni, perché magari hanno voluto tenere comunque l'ambiente di VMware, considerandolo e usandolo in modalità tra virgolette cloud invece di usarlo in modalità tradizionale, ma proprio interfacciandosi anche filosoficamente a questa piattaforma in modalità cloud, quindi un multi-cloud dove ci sono NM combinazioni. Voglio ricordare il discorso di compliance perché è una cosa che spesso e soprattutto in questo periodo è molto sentito dai clienti, dove hanno capito magari l'importanza di AWS o di Azure a seconda delle proprie preferenze, ma che hanno capito che alcuni dati devono risiedere in casa o sul territorio. In questo caso è molto utile parlare di multi-cloud con tecnologie di chiave di sicurezza. Per esempio, uno dei progetti di OpenStack è Barbican, che stiamo usando da alcuni clienti, dove c'è uno scambio di chiavi, ma i dati sono magari o risieduti internamente o magari risieduti su AWS, ma criptati con un servizio di chiavi che rimane in casa.